pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congiunture, non si avventeranno mai, ma gli conviene. Di essere qui. Allora, noi siamo un movimento che nasce dal basso e proprio per questa nostra caratteristica il primo passo per noi è stato quello di confrontarci con voi, con i cittadini. Ci sono tante diverse realtà che formano la nostra società, ognuna degna di nota. Ciascuna di queste realtà ha i suoi problemi, i suoi desideri per il migliore funzionamento di questa comunità. Noi vogliamo raccogliere la voce di tutti, confrontarci con loro, siano essi singoli individui oppure riuniti in associazioni, gruppi o comitati. Nessuna verità è calata dall'alto, ma c'è una puntuale raccolta di quello che ci suggerisce chi ci sostiene e chi ci critica, perché spesso è proprio dalle critiche che si riesce a crescere. Abbiamo iniziato questo percorso anni fa con la nascita di un gruppo Facebook dedicato a Valenzano. Ci siamo trovati per strada, organizzando attività sul territorio, gazebo, nei quali raccogliere le vostre proposte e le vostre critiche. Nel frattempo abbiamo continuato a riunirci per analizzare le varie istanze che ci venivano presentate. Abbiamo costituito gruppi di studio, gruppi di lavoro per approfondire ogni situazione, vagliando pregi e difetti delle varie soluzioni normative e cercando di formulare le nostre proposte il più possibile aderenti alle necessità della popolazione. La nostra è una rivoluzione culturale che deve portare tutti ad una maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri all'interno di una democrazia evoluta. Nella fase preelettorale, e quindi a partire da marzo, abbiamo organizzato vari incontri in paese dove si è rinnovato l'ascolto dei cittadini e presentati dei moduli in cui è stato possibile dare un giudizio, esprimere un giudizio riguardo alle strutture e ai servizi esistenti nella propria zona. L'ascolto è una delle fasi che caratterizzano il nostro percorso di formulazione delle proposte. Tutti i suggerimenti, le proposte e le richieste che ci sono venute dai cittadini sono state inserite in vario modo nel nostro programma, a conferma del fatto che il nostro è realmente un programma partecipato, scritto dai cittadini per i cittadini. Volevo adesso presentarvi la nostra candidata sindaco, la dottoressa Daniela De Nicolò. Buonasera a tutti, intanto vorrei ringraziarvi di tutto cuore per essere qui questa sera, per aver scelto di dedicarci del tempo per venire a conoscere noi e per venire a conoscere quella che è la nostra proposta di cambiamento e rinnovamento per Valenzano. Vedete, cari cittadini, la nostra proposta è una proposta che nasce prima di tutto da una convinzione. La politica negli ultimi anni è stata svuotata, privata del suo vero ed originario significato. Politica infatti vuol dire servizio. Il nostro auspicio è quello che la politica torni ad essere servizio per il popolo, per tutti i cittadini, e non solo una corsa sfrenata al raggiungimento di interessi personali. Ed è per questo
che ho deciso di fare un dono questa sera a tutti i candidati di questa lista, che hanno scelto con molto impegno e con molto coraggio di intraprendere questa strada. Un dono simbolico, certamente, ma con un significato profondo. Se la politica deve tornare ad essere servizio ai cittadini, allora noi del Movimento 5 Stelle indossiamo subito un grembiule, simbolo appunto della nostra volontà di metterci al vostro servizio, al servizio di tutti. Ed è con questo spirito che mi accingo a consegnare a tutti i candidati la veste del grembiule, per iniziare simbolicamente a servirvi sin da ora. L'auspicio è quello che indossandolo possiamo essere sempre consapevoli, ricordarci sempre, in ogni momento di questa campagna elettorale, ma soprattutto dopo, se ci darete fiducia votandoci e facendoci entrare nella casa comunale, dovremo sempre ricordarci che il nostro impegno equivale ad un servizio umile e disinteressato per perseguire il bene dell'intera comunità valenzanese. E adesso simbolicamente indosso io prima di tutti la veste del grembiule. Facciamo due spaghetti alle olio. Ecco che adesso anche tutti i candidati stanno indossando la veste del grembiule e io restituisco adesso la parola a Francesco Capri, il nostro moderatore, che procederà con la presentazione di tutti i candidati di questa lista e io interverrò nuovamente in chiusura. Grazie ancora. Grazie Daniela. Allora, chiamiamo subito su questo palchetto il primo dei candidati, il nostro carissimo Antonio Sisto, la mente informatica di questo gruppo. Buonasera a tutti, sono Antonio Sisto e sono un informatico. Da 10 anni lavoro nel campo della tecnologia, soprattutto del web e dello sviluppo di software. Mi sono avvicinato al movimento da circa un anno, in quanto sono stato attirato fortemente dall'idea di democrazia e trasparenza, che secondo me sono le basilari regole per vivere bene in una comunità. Questa sera non sono qui come singolo individuo per chiedere il vostro voto, ma sono qui insieme a tutti i miei compagni per farvi capire che il Movimento 5 Stelle è un gruppo unico, come se fossimo una sola persona, tutti con la stessa idea, l'idea di cambiamento. Questo perché siamo uno dei comuni più commissariati d'Italia, pieno di infiltrazioni mafiose, pieno di scambi di favori. Addirittura durante la campagna elettorale, e me ne assumo le responsabilità, ho visto gente, soprattutto amici, vendere il diritto di voto per miseri 50 euro. E a me non va. Non va assolutamente. E ripeto, mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, in quanto sono davvero scocciato di queste false promesse, perché non è possibile che ragazzi che hanno un cervello debbano andare fuori per lavorare invece di rimanere in Italia, che è la patria di tutti i più grandi inventori. Quello che voglio che tutti quanti insieme stasera capiamo è che tutto quello che accade in questi giorni nuoce sia a noi sia a chi verrà dopo di noi, quindi ai nostri figli. Dobbiamo far valere il buon senso rispetto agli interessi personali che stanno portando avanti certe persone in questa campagna elettorale, ma questo sarà possibile solo grazie a voi. Usciamo dal buio, cerchiamo di capire che l'onestà deve andare di moda nel nostro comune, come è sempre andata in tanti anni passati, ma che ora non c'è più. Cerchiamo di capire che il 26 e 27 maggio tutti insieme dobbiamo votare il Movimento 5 Stelle per cercare di cambiare il paese e per uscire dal buio. Grazie. Grazie Antonio. Invito sul palco il prossimo candidato, Danilo Salerno, il nostro esperto di business e di analisi economica. A te la parola. Grazie. Buonasera a tutti i cittadini di Valenzano. A 33 anni, ogni giorno
vado a lavorare per cercare di migliorare il mio presente ed il mio futuro. Un giorno mi sono chiesto però, perché fermarmi solo al mio di futuro? Se stessi bene solo io, sarei davvero contento? Forse no. Il mio più grande desiderio è di migliorare la nostra realtà e quella del comune in cui sono cresciuto. Realtà con cui facciamo tutti i giorni i conti. Ed è per questo che ho scelto di candidarmi con il Movimento 5 Stelle. La politica, non solo quella a livello nazionale, ma anche quella a livello locale, è da sempre appannaggio di pochi e soprattutto non dei giovani. Questo è anche, solo per ipotesi, contrario all'idea di una politica partecipata e attiva che risponda alle esigenze di tutti e non ai bisogni di pochi. Per questo l'idea comune che tiene insieme il Movimento 5 Stelle è fondata sul presupposto che tutti possano essere partecipi e artefici del proprio futuro. Gli esponenti degli altri partiti, talvolta anche senza grandi meriti, hanno avuto tale possibilità. Noi oggi proviamo a cambiare le cose, a chiedervi una chance per cambiare davvero ed insieme. Noi vi chiediamo dialogo, collaborazione e partecipazione, una tavola rotonda che ci unisca per raggiungere obiettivi comuni. Per non vedere più giovani disillusi e che non si fidano delle istituzioni dalle quali non si sentono rappresentati, provate a confidare in giovani preparati e con tanta voglia di migliorare le cose. Scegliete il vostro cambiamento, promuovete il nostro e il vostro movimento. Noi non ci accontentiamo di una stella cadente per realizzare i nostri desideri, a noi ne servono 5 di stelle, ben salde per il bene comune. Colgo inoltre l'occasione per fare gli auguri a tutte le mamme e buona serata a tutti. Grazie Danilo. Allora adesso sul palco sale Antonia Franco, da tutti conosciuta come Tania, una grande amica e attivista del Movimento 5 Stelle, nonché grande animalista. Grazie Francesco. Buonasera a tutti. Mi chiamo Franco Antonia, ma tutti mi conoscono qui come Tania. Ho 25 anni e vivo a Valenzano da sempre. Ho una maturità socio-psicopedagogica e lavoro da poco presso un'azienda che si occupa di telecomunicazione. Ho avuto la fortuna nella mia vita di potermi avvicinare a tante realtà educative e di sensibilizzazione, dalla musicoterapia per bambini diversamente abili e anziani al volontariato in canili e rifugi. Il mio obiettivo quindi è quello di educare e sensibilizzare i valenzanesi su tematiche fondamentali per il corretto equilibrio uomo, ambiente, animali in relazione alla nostra comunità. Io non ho mai fatto politica e non sono qui a farvi promesse. Sono solo una giovane ragazza che ha tanta voglia di dare un serio e pulito contributo per il benessere del suo paese. Vorrei concludere rivolgendo un appello a tutti i giovani valenzanesi come me. Cari amici, diffidate di coloro che abusano delle fragilità degli altri con l'unico e solo scopo di raggiungere i propri interessi, comprando non solo il vostro voto, ma anche la vostra dignità e libertà. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Valenzano è nostra e solo noi possiamo cambiarla. Usciamo tutti quanti dal buio e votate il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Grazie Tania. Allora, il prossimo candidato non ha bisogno di presentazioni perché qui a Valenzano lo conoscete tutti. Sto parlando di Antonio Pentassuglia, detto Pri. Grazie Francesco. Detto Pri. Da piccolino facevo una pernacchietta e allora è venuto su il Pri. Cittadini, buonasera. Mi chiamo Antonio Pentassuglia, faccio l'odontotecnico. Molti in paese, infatti abbiamo detto, mi conoscono come Pri. Mi sono candidato perché sono stanco di vedere un paese fermo, dove il commercio sta morendo, dove l'industria e l'artigianato
stanno emigrando. Bravo. Dove da decenni un gruppo di potenti qui a Valenzano, apparentemente nemici alle votazioni, fate attenzione, pensano solo ai propri interessi, a lottizzare i propri terreni e a dividersi gli appalti. Bravo! Il Movimento 5 Stelle dice basta. Signori, è il momento di cambiare. Adesso o mai più. Grazie. Bravo. Anche per il prossimo candidato non c'è bisogno di grosse presentazioni, perché ha cresciuto generazioni di valenzanesi. Sto parlando del professor Antonio Lepore. Signori e signori, buonasera. Mi presento, sono Antonio Lepore, come detto l'amico, e ho svolto qui a Valenzano l'attività di insegnante alla Scuola Media Galilei dal lontano 1970 sino al 2007, potendo così acquisire anche la conoscenza delle varie problematiche coinvolgenti alcuni dei numerosi alunni con i quali ho avuto la possibilità di rapportarmi con umanità e mai in forma di atteggiamento autoritario, ma bensì perseguendo lo stile dell'autorevolezza. I miei alunni li ho da subito considerati prolungamento della mia famiglia, instaurando con loro un ampio e produttivo dialogo educativo, culturale nonché formativo. Altre esperienze lavorative sono anche state nel campo delle consulenze tecniche nell'area assicurativa e giudiziaria, di cui ancora oggi mi occupo. Da sempre le mie idee di orientamento politico non riuscivano ad essere congrue ed accostabili alle realtà ufficiali, sia guardando verso la cosiddetta destra e sia a sinistra, le cui ideologie oggi appaiono irrimediabilmente disperse, lasciando così spazio, sia in campo nazionale che periferico, ad aree e sacche già brulicanti di malaffare e tornaconti personali, e scarsamente dotate di propensioni in favore dell'unico soggetto legittimato, che è il cittadino. Ecco quindi che nei principi ideologici che sottendono al programma del Movimento 5 Stelle ho potuto ravvisare la compatibilità con quanto il mio pensiero e formazione si andava di volta in volta maturando ed evolvendo. Ciostante, ho ritenuto di partecipare e di coinvolgermi in questo percorso del Movimento 5 Stelle, durante il quale, candidandomi a consigliere, mi propongo di confrontarmi con gli interlocutori dei più vari, ed integrare ed interagire al fine di porre in essere tutti i canoni, le movenze e le finalità del programma che si è dato il Movimento stesso, potendo così affrontare e dare un contributo per una svolta propositiva, ancorché lobbistica, che hanno caratterizzato in alcuni periodi storici il nostro territorio, sul quale a volte è stato operato in modo avulso, e cioè strano e distaccato dai veri interessi e bisogni cui il cittadino ne attendeva la risoluzione. Diamo quindi corso ad una nuova stagione, ed il 26 e il 27 maggio votiamo Movimento 5 Stelle, adesso o mai più. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Buonasera. Grazie professore. Come avrete notato, la forza, diciamo, pulsante di questo movimento, soprattutto qui in Valenzano, sono le nostre ragazze. Avete visto, diciamo, che c'è una forte prevalenza femminile. Abbiamo deciso, diciamo, di offrire spazio, diciamo, maggiormente alle donne, perché voi donne concittadine possiate sentirvi rappresentate da una forte presenza femminile che possa portare avanti le istanze
che molto spesso, diciamo, sono soltanto propaganda per gli altri partiti. Questa sera purtroppo due delle nostre candidate non sono qui tra noi perché hanno avuto impegni familiari e, diciamo, alcuni piccoli problemi, per cui la prossima sarebbe stata Viviana Miccolis, avrebbe dovuto fare la sua breve presentazione, ma purtroppo non è potuta essere qui fra noi. Pertanto invito sul palco il nostro tecnico tuttofare, il grande attivista Vito Antonio Scavo, detto Vito. Grazie. Niente. Buonasera cittadini, come ha detto Francesco, sono Vito Scavo. Sono nato a Bari 42 anni fa e niente, vivo a Valenzano da sempre. Vi dico che sono sposato, ho due bambini, che uno qui davanti a me si chiama Francesco e mi segue molto ed è sempre vicino. Niente, il motivo della mia candidatura qui nel Movimento 5 Stelle, insomma, è un po' come un po' tutti noi cittadini. Sono stanco di subire questa politica sia a livello nazionale che locale di clientelismo, di scambi di poltrone e di corruzione, e questo ha fatto in me, è nato sempre più ogni giorno, la voglia di cambiare il nostro paese e, perché no, anche la nostra nazione. Perché io credo fermamente nel Movimento 5 Stelle, credo in tutti i suoi valori, lo seguo dal 2007 e quindi in questi anni in me si è cresciuto sempre di più la voglia di cambiare il tutto. Il Movimento 5 Stelle, noi facciamo una politica pulita, trasparente, partecipativa. A mio parere il cittadino deve essere partecipe nella vita della politica e delle nostre istituzioni, e quindi solo io vi invito veramente, signori, io ci credo, di votare il 26-27 maggio per il Movimento 5 Stelle, perché noi solo così possiamo cambiare il nostro futuro dei nostri bambini, e io ci credo, ragazzi, votiamolo. Grazie cittadini, grazie. Grazie Vito. Il prossimo candidato è Antonello Massa, il nostro ingegnere. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Mi chiamo, come dice Francesco, appunto Antonello Massa. Sono nato a Spinazzolo, un paese in provincia di Bari all'epoca, nel dicembre 68. Dopo 7 giorni sono diventato cittadino della città di Bari, mentre da giugno 2005 sono diventato cittadino del paese di Valenzano. Sono sposato a 2004 e ho due figli che stanno qua da qualche parte, uno di 7 anni e l'altro di 2 anni e mezzo, e faccio l'ingegnere. Il motivo che mi ha spinto ad accettare con enorme piacere la candidatura in questo movimento è proprio per i bambini. Noi dobbiamo già pensare al loro futuro e pensare a questa generazione che sta andando in difficoltà, per evitare che si imbattono ancora in folli burocrazie, clientelismi vari, e sperare che da grande questi ragazzini che stanno qua non lasciano questo paese, ma rimangano per poter contribuire a renderlo ancora migliore. Quindi quello che io ho sempre fatto nella vita è agire, anche come nella professione, e quindi in questa situazione mi sono messo a disposizione del movimento e cercare di cambiare per quel che è possibile le cose, per evitare, come dico io, di arrivare al punto di non ritorno. Se condividete tutto quello che ho detto io e che hanno detto chi mi ha preceduto e che dirà chi mi viene dopo, vi prego di votarci. Grazie per l'attenzione. Grazie Antonello. La prossima è una candidata, la nostra esperta giurista, Grazia Nardelli. Buonasera, sono Grazia Nardelli, ho 36 anni, sono sposata e ho una bellissima bambina che è qui da qualche parte. Io insegno in una scuola media a Bari, sono laureata in lettere moderne e in giurisprudenza. Io credo fermamente che la buona amministrazione di un paese richieda l'impiego di persone competenti, preparate, qualificate, ma soprattutto completamente disinteressate. È fondamentale evitare
che si portino avanti, come sempre è stato fatto, le politiche clientelari. Abbiamo bisogno di una politica che sia veramente servizio al cittadino, ed è questa una delle cose che mi animano nella maniera maggiore, che mi hanno indotta a candidarmi insieme a questo gruppo di persone oneste, pulite e fermamente convinte che sia possibile cambiare la realtà di questo paese. Grazie. Vivo a Valenzano qui da 12 anni, 12 anni in cui non ho mai visto cambiare assolutamente nulla. Io non ho parenti né amici da favorire ingiustamente, e se ne avessi non li favorirei mai, perché credo nell'etica della legalità, della correttezza, nell'etica del lavoro, e questo oggi non è una banalità. Io sono un ambientalista, sono una madre, sono un'insegnante, quindi sono abituata ad occuparmi degli altri e a cercare delle soluzioni reali e concrete per rispondere ai bisogni di chi mi circonda. Io mi riconosco nei valori di base del movimento e ritengo essenziale soprattutto prestare molta attenzione all'ambiente, alle scuole pubbliche nei quali i nostri figli vivono quotidianamente una situazione di disagio, perché abbiamo dei livelli troppo essenziali, troppo bassi. Nel nostro programma noi abbiamo delle iniziative interessanti proprio per le scuole, e inoltre naturalmente occorre avere uno stretto controllo sulla corretta amministrazione. Per questo motivo io vi chiedo di sostenere tutto questo gruppo, tutti noi e Daniela De Nicolò, perché solo così l'onestà andrà di moda. Grazie. A me fa sicurezza sapere che c'è una mamma a 5 stelle come candidato. Allora, il prossimo candidato si chiama Francesco Sarti, il nostro esperto di impianti. Ciao a tutti, sono Francesco Sarti, ho 42 anni, sono romano di nascita, barese nel sangue e valenzanese nella vita. Sono figlio di un funzionario pubblico in pensione e di una casalinga. Sono un geometra impiegato in un'azienda privata di Bari con mansioni di responsabile dell'area tecnica divisione edilizia ed impianti, e sono anche un libero professionista che lavora prevalentemente nel capoluogo. Da 15 anni vivo qui, in questo bellissimo paese di Valenzano. Grazie al lavoro che svolgo sono una persona aperta al dialogo e molto attiva nei rapporti interpersonali. Molte persone di questo paese hanno imparato a conoscermi e hanno potuto apprezzare la mia sincerità ed onestà. Mi piacerebbe avere l'opportunità di dimostrarlo anche a chi non mi conosce, per dare concretamente il mio contributo per migliorare questo paese che ha saputo accogliermi con affetto e del quale mi sento profondamente legato. L'unica cosa che posso promettere è il massimo impegno per garantire la massima trasparenza nel rispetto di tutti voi che credete e crederete in me e nel Movimento 5 Stelle. Il 26 e 27 maggio cambiamo faccia a Valenzano. Bravo! Grazie a voi. Bravo Francesco! Grazie Francesco. Il prossimo candidato è un mio carissimo amico, è uno dei fondatori di questo movimento qui in Valenzano. Do la parola a Romeo Sabato. Grazie. Allora, sono Romeo Sabato, ho 56 anni, sono sposato, vivo da Valenzano dal 1991. Sono laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e lavoro presso un'azienda multinazionale, e la scelta che mi ha portato a candidarmi alla consigliere del Movimento per il Movimento 5 Stelle è stato perché la partecipazione attiva di noi cittadini debba e possa portare a una profonda trasformazione di questa politica. Questo dovrebbe portare appunto una maggior trasparenza in tutte quelle che sono le prossime situazioni. Inoltre crediamo che ottimizzando le risorse pubbliche a disposizione vogliamo far sì che Valenzano sia un paese migliore.
migliori in tutti i sensi, cari cittadini, perché debba essere un paese orgoglioso, consapevole, che sia un paese anche più civile e generoso, ma soprattutto anche accogliente e tollerante, ma nello stesso tempo che sia unito nelle sue differenze esistenziali. Vogliamo che Valenzano sia anche un paese che abbia la volontà di investire, ma deve investire nella cultura, nella formazione e nella scuola, e al fine di poter tutelare soprattutto i giovani, famiglie e le fasce più deboli. Per questi motivi io ho scelto il Movimento 5 Stelle, ma è arrivato anche il momento di cambiare. Se voi volete cambiare, potete farlo. Questo cambiamento passa attraverso voi, e il 26-27 di maggio, dove decidete di cambiare il paese, votate il Movimento 5 Stelle, adesso o mai più. Grazie Romeo. Allora, adesso è il momento di un'altra mamma 5 Stelle. Si sta salendo sul palchetto. Alessandra Palazzo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandra Palazzo, ho 35 anni e vivo a Valenzano da 26 anni. Sono laureata in lingua e letterature straniere, sono mamma e cittadina come tante. E ora credo nel cambiamento, penso sia arrivata l'ora di restituire ai nostri figli un paese vivibile, perché in questo paese manca l'attenzione ai bambini. Un paese a misura di bambino, con servizi accessibili a tutti, dove nessuno debba sentirsi messo in disparte. Ho svolto la professione di insegnante di italiano per stranieri come volontaria. Questo mi ha fatto capire che non c'è felicità più grande nel mettere a disposizione degli altri le proprie competenze, anche senza un tornaconto economico. Mi sono candidata perché credo in una politica dei cittadini fatta per i cittadini, perché a mio parere solo un cittadino può sapere quali siano le reali esigenze. Solo così si possono focalizzare i problemi, i bisogni del territorio, dove ognuno di noi, di voi, diventa protagonista delle scelte effettuate. Il cittadino non deve rimanere al di fuori del comune, il cittadino ne deve fare parte, perché una volta entrati nel comune dovete dare ascolto ai cittadini, perché il comune, il paese lo formano noi, i cittadini. Concludendo, quello che voglio dirvi è che non posso offrirvi niente, solo la mia onestà e voglia di agire. Il 26 e 27 maggio, se deciderete di cambiare Valenzano, votate il Movimento 5 Stelle, adesso o mai più. Grazie a te Alessandra. È il turno di uno sportivo d'eccellenza. Maurizio Carnevale. Buonasera a tutti, mi chiamo Maurizio Carnevale, ho 29 anni e ho sempre vissuto a Valenzano. Signori, io non vi vengo a dire niente di nuovo, Valenzano ha veramente bisogno di un cambiamento vero, un cambiamento fatto di persone serie, un cambiamento fatto di persone oneste, un cambiamento fatto di persone nuove, fuori da tutti gli schemi affaristici che hanno interessato Valenzano in questi anni. Signori, la società in cui viviamo è fatta da noi, se vogliamo possiamo cambiarla, ci dobbiamo credere. Ci dobbiamo provare. Signori, il 26 e il 27 maggio, se volete cambiare Valenzano, votate il Movimento 5 Stelle. Non vi deluderemo. Grazie. Grazie Maurizio. È il turno di un altro Maurizio, uno degli attivisti di prima ora, insomma, uno dei fondatori di questo movimento di Valenzano. Maurizio Giandomenico. Grazie. Buonasera a tutti.
Mi chiamo Maurizio Giandomenico e sono nato a Bari, ho 42 anni e vivo a Valenzano da circa 10. Sono felicemente sposato e ho due figli. Lavoro presso una società multinazionale e mi occupo della gestione del controllo qualità in Italia e in sedi estere. Sono iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2009 e condivido le idee innovative come la democrazia diretta e partecipata. Ritengo che Valenzano abbia bisogno di un sostanziale cambiamento. Devono essere i cittadini ad entrare in comune e verificare tutto l'operato di coloro che in questi anni bui e marci hanno comandato e a noi tenuto nascosto. Valenzano può rinascere più bella, più solidale, più pulita e soprattutto più onesta. Possiamo farcela con il vostro aiuto e con l'apporto speciale dei sempre presenti attivisti e simpatizzanti, i quali sono la base portante del rinnovamento a 5 Stelle. Il 26-27 maggio decidi di cambiare Valenzano. Vota Movimento 5 Stelle, adesso o mai più. Grazie. Grazie a te Maurizio. Adesso sarebbe stato il momento di un'altra mamma 5 Stelle, purtroppo vi porto le sue scuse perché per dei problemi familiari non è potuta essere qui tra noi. Erika Dignino, ricordatevi anche di lei. Adesso sale un'altra mamma, ancora una mamma 5 Stelle, Viviana Tinelli. Buonasera cittadine e cittadini, mi chiamo Viviana Tinelli e ho 37 anni. Sono laureata in Scienze Politiche all'Università di Bari e ho vissuto e lavorato in Africa per 3 anni in un'organizzazione non governativa. Questa è stata un'esperienza che è stata arricchente sul piano umano, professionale e di vita. Attualmente lavoro come operatrice sociale in una cooperativa che si occupa di assistenza ad anziani e disabili nei comuni dell'ambito 5, tra i quali c'è anche Valenzano. Vivo a Valenzano da poco e sono compagna e madre di un bellissimo bimbo. Da sempre lavoro nel sociale, mi occupo degli altri e sono interessata al dialogo e al confronto tra le culture. Mi candido nel Movimento 5 Stelle perché credo che offra lo spazio per un vero cambiamento, dove la politica torni ad occuparsi della comunità e della vita vera della città. Il 26 e il 27 maggio decidi di cambiare Valenzano. Vota il Movimento 5 Stelle, adesso o mai più. Grazie Viviana, grande energia. Allora, adesso è il momento che conosciate un po' meglio il nostro candidato sindaco. È il momento che salga Daniela De Nicolò sul palco perché abbia modo di presentarsi meglio. Allora, vedete cari cittadini, devo dirvi una cosa. In questi giorni ho raccolto molto spesso la preoccupazione di tutti gli amici del Movimento 5 Stelle, gli attivisti, i simpatizzanti e tutti i candidati. Vedete, venivano da me e mi dicevano: Daniela, qui è grave, noi siamo preoccupati. Quando andiamo in giro a parlare del Movimento 5 Stelle, a parlare della tua candidatura, la gente ci dice: vabbè, ma chi è questa Daniela De Nicolò? Noi non la conosciamo. Cosa rispondiamo? E io ridevo tutte le volte perché non sapevo cosa dirgli. E gli dicevo: voi diteli che è una semplice cittadina, che è giovane e che ha la sua prima esperienza politica. La gente vuole sapere chi sei. Devo confessarvi però una cosa. Questa frase mi è rimasta ferma, impressa nella mente. E forse ho desiderato anche io a lungo di conoscere voi, di potervi incontrare e raccontare quella che è la mia idea di politica. E allora stasera siamo giunti al nostro appuntamento, al nostro primo incontro. E mi pare doveroso a questo punto presentarmi prima di tutto. Ho 32 anni e vivo a Valenzano da quando ne avevo circa 3, ma sono di origini baresi. Ho vissuto nel quartiere Le Lami. Durante i miei anni universitari ho lavorato sempre in questo paese, perché questa è l'educazione che ho ricevuto. Impara a fare da sola quello che gli altri possono fare per te. Devo alla mia mamma e al mio papà il grande senso di impegno e di coraggio che mi caratterizza.
Ho fatto studiare diversi bambini in questo paese. Infatti il mio primo lavoro è stato quello del doposcuola. Probabilmente sarò anche entrata in una delle vostre case per animare feste di compleanno dei vostri figli. E probabilmente avrò anche servito la pizza a qualcuno di voi, quando da adolescente ho lavorato nella pizzeria del mio quartiere, alle Lamie. Poi d'estate appuntamento fisso con l'Acinino, come tutti i ragazzi qui a Valenzano. Nel frattempo gli studi mi hanno portato a diventare una pedagogista, un'esperta di processi educativi, di educazione, con una grande passione per il sociale. Mi sono infatti laureata in scienze dell'educazione con una tesi da un titolo curioso: genitori non si nasce ma si diventa, una scuola anche per loro. E il titolo della mia tesi ha stupito e incuriosito anche tutti i professori che erano in commissione quel giorno, il giorno della mia seduta di laurea, a cominciare dal mio relatore. Perché ho scelto questo titolo? Perché sono convinta che fare il genitore è il mestiere in assoluto più difficile che esista, perché nessuno ti insegna ad esserlo e perché ci si ritrova ad un giorno all'altro a diventare mamma e papà. Ed una scuola per genitori vera sono anche riuscita ad avviarla ormai da 4 anni nel mio quartiere a San Lorenzo, Le Lamie, conosciuto da tutti come Le Lamie, quindi qui a Valenzano. Ho avviato una scuola per genitori nella parrocchia che frequento, la parrocchia San Lorenzo, e ormai da 4 anni, una volta al mese, incontro tutti i genitori, non solo quelli che frequentano appartenenti alla parrocchia, è aperta a tutti. E cosa facciamo? Insieme non facciamo altro che confrontarci su quella che è la quotidianità, quelli che sono i problemi che tutti i giorni si incontrano nell'educazione dei propri figli. Dopo l'università qui a Bari mi sono specializzata e per farlo ho deciso di andare fuori, perché sono convinta che per crescere bisogna sempre aprirsi a nuovi orizzonti, fare nuove esperienze, anche se devo confessarvi che questo ha comportato per me molto impegno e anche spirito di sacrificio. Per prima cosa sono andata a Milano, ho studiato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ho seguito un master in gestione educativa del disagio nascosto tra scuola e territorio. Dopo questa prima bella esperienza ho sentito però il bisogno di andare fuori dall'Italia, di affacciarmi su quelli che sono gli scenari europei, e ho deciso di fare un master a Bruxelles, nel cuore dell'Europa, un master in neuroprogettazione, per imparare come si fa ad attingere a quel rubinetto sempre aperto che sono i fondi europei. E vorrei aprire qui una parentesi: nelle classifiche l'Italia risulta essere all'ultimo posto come capacità di attingere a questi fondi. E questo master quindi mi ha dato delle competenze che mi sono tornate utili nel mio lavoro e che mi auguro con tutto il cuore di poter mettere un giorno al servizio dei cittadini di Valenzano. Ho deciso poi, partendo da quella che è una mia passione personale, lo yoga, di andare a studiare 3 anni a Bologna presso la Facoltà di Scienze della Formazione in collaborazione con la Federazione Italiana di Yoga per diventare insegnante di yoga per bambini e per ragazzi. E vi dico questo perché un corso di yoga proprio quest'anno l'ho organizzato qui a Valenzano in collaborazione con un'associazione sportiva del territorio. Ma qui, ahimè, ho una nota dolente. Ci eravamo rivolti ai servizi sociali del comune di Valenzano per aprire le porte del nostro corso di yoga e dare la possibilità, attraverso il servizio sociale che conosce i casi più fragili, di poter far frequentare gratuitamente, ripeto gratuitamente, il corso di yoga sia ad adulti, uomini e donne, che ai propri bambini. Cittadini, non ci hanno mandato nessuno. Ed io non ci credo che a Valenzano non esistano famiglie che avrebbero voluto con tutto il cuore sfruttare questa occasione per far frequentare ai propri figli un'attività sportiva gratuita. Dopo gli studi ho iniziato subito ad esercitare la professione di pedagogista e l'ho fatto in molti ambiti, lavorando in tante scuole della Regione Puglia, di ogni ordine e grado. Ho gestito sportelli d'ascolto per studenti, genitori, docenti. Ho lavorato nelle case famiglia, dove ci sono i bimbi abbandonati, i bimbi meno fortunati. E un'esperienza molto significativa per me è stata quella nel carcere minorile Fornelli di Bari.
Un'altra particolarmente significativa è stata quella presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dove, oltre ad essere componente dell'Osservatorio per la lotta al bullismo, sono stata nominata in prima persona quale responsabile del Centro di Ascolto per la lotta al bullismo e ho gestito in prima persona la linea telefonica al quale potevano rivolgersi tutti i cittadini della Regione Puglia, ad iniziare dagli alunni, passando per genitori fino a docenti, per segnalarmi casi di bullismo. Ho lavorato nella formazione professionale, sono stata docente, lo sono ancora occasionalmente, in master e in corsi di formazione. Da 4 anni sono ormai stabilmente impegnata, sono funzionaria presso l'assessorato al welfare e alla sanità della Regione Puglia, dove mi occupo di politiche per minori, di politiche per la famiglia, di politiche per gli immigrati, di programmazione sociale, di piani sociali di zona e anche di assistenza tecnica per l'infrastrutturazione sociosanitaria. Devo però dirvi una cosa, sono funzionaria, l'ho detto, ma sono una funzionaria precaria, precariato. Questo è l'unico diritto che noi giovani abbiamo quando siamo fortunati almeno ad averne uno di lavoro. Precariato che vuol dire incertezza. Precariato, che vuol dire impossibilità di fare progetti e programmi per il futuro. Precariato, oggi è il dramma di tutti noi giovani, ma anche dei nostri genitori, di tutte le famiglie. Ed è l'unica opportunità, lo ripeto, che l'Italia ci offre. Ma di questo, se ne avremo modo, nei prossimi giorni scenderemo più nel dettaglio di questo tema che è il lavoro. Per concludere, vi racconto la mia esperienza di volontariato, prevalentemente nella parrocchia a San Lorenzo, in questo paese, alle Lamie, dove, come vi ho già detto, sono responsabile della scuola per genitori, ma anche sono da sempre, dall'età di circa 16 anni, educatrice del gruppo giovanissimi della parrocchia. Vedete, dal mio lavoro ho imparato tanto, forse più di quanto mi ha insegnato l'università e i vari corsi di formazione e master di cui vi ho parlato. Ho imparato dai bambini soprattutto la spontaneità nell'essere sempre se stessi. Ho imparato dai ragazzi meno fortunati, quelli che tutti definiscono difficili e che io adoro perché sono speciali, hanno qualcosa di speciale. Hanno una grande sensibilità, forse troppo grande e pesante da gestire. Ho imparato da loro che significa non farcela più e ribellarsi ad una vita che ti fa stare male. Ho imparato da loro il coraggio e la forza di opporsi agli schemi precostituiti. Ho lavorato nel carcere minorile di Bari, come vi dicevo, con quelli che tutti definiscono i peggiori. E ho imparato da loro che dietro ogni storia, dietro ogni gesto, dietro ogni cosa, c'è sempre una persona. Una persona che porta di sé, che porta dentro di sé, prima di tutto, una grande sofferenza e che forse non ha mai ricevuto da bambino quello che avrebbe dovuto ricevere. Ho imparato quindi in generale a non restare mai in superficie nella vita, ma ad andare oltre, per scoprire la bellezza che ciascuno nasconde dietro di sé. Ho imparato dai genitori, dagli insegnanti che ho incontrato lungo il percorso della mia strada professionale. Ho imparato da loro l'arte della pazienza nel seminare, innaffiare e coltivare una pianta che domani potrà diventare un albero e produrre dei frutti gustosi. E qui, cari cittadini, chiedo la vostra attenzione. Questi frutti gustosi sono i bambini, i futuri cittadini. I bambini sono il futuro di questo paese. Se solo saremo capaci di educarli nella giusta direzione e trasmettere loro i valori e gli ideali del rispetto, della pace, dell'impegno e della responsabilità e trasmettere questi valori ai bambini non solo con le parole, e lo sottolineo 3 volte, non solo con le parole ma con l'esempio, perché i bambini imparano dall'esempio degli adulti. Solo così potremo avere domani dei futuri cittadini capaci di risollevare le sorti di questo paese sotto tutti i punti di vista. Vedete, cari cittadini,
lavorare con le persone, fare tutte queste cose che vi ho raccontato, lavorare sul campo, sporcarmi le mani, tornare a casa con i dolori nel cuore di tutte le storie, di tutte le sofferenze che incontravo ogni giorno, mi ha consentito oggi di svolgere il mio ruolo di funzionaria regionale in maniera diversa rispetto a tanti altri. Perché diversa? Perché sono più consapevole, perché conosco davvero chi sono i destinatari di tutti quegli interventi che negli uffici a stanze chiuse si programmano. Ecco, questo secondo me un buon politico dovrebbe fare, l'arte e l'esercizio di mettersi sempre dall'altra parte, nei panni degli altri quando amministra e prende decisioni spesso senza tener conto di quelli che sono i bisogni reali delle persone. Ho imparato anche dalla mia esperienza di volontariato, ho imparato che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ho imparato che donare agli altri il tuo tempo ti arricchisce anziché svuotare le tasche del tempo della tua vita. Ti arricchisce perché è nel dono gratuito e disinteressato di sé agli altri che si ritrova se stessi e il senso della propria vita, cioè quello di vivere in pace ed armonia con tutti gli altri che come me e assieme a me percorrono le strade della vita. E dopo questa prima presentazione di carattere personale e professionale, passo adesso a raccontarvi come nasce la mia candidatura. Innanzitutto, appunto, vorrei spiegarvi come mi ritrovo ad avere questa sera l'onore, ma anche l'onere, di fare il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle a Valenzano. Vedete, cari cittadini, una cosa voglio subito chiarirla. Io non mi sono proposta a fare il candidato sindaco, non ho pensato neanche lontanamente a questa possibilità quando ho avuto il piacere di conoscere gli amici del Movimento 5 Stelle di Valenzano. Sono stati loro a chiedermelo, mentre insieme tentavamo di costruire il progetto della presentazione di una lista 5 Stelle, finalmente per la prima volta anche qui a Valenzano. La proposta, devo dirvi la verità, mi ha scioccato, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, qualcosa che non ti aspetti, che non pensi che possa capitare proprio a te. Ma questo mi ha dato la conferma che il Movimento 5 Stelle è davvero un non partito, un movimento di cittadini che nasce dal basso e che crede nella improcrastinabile necessità da parte dei cittadini di riappropriarsi del buon governo della cosa pubblica. Nonostante tutto, ho voluto rimettere la decisione ad una votazione democratica, aprendo anche una fase di candidature spontanee alla carica di sindaco. Così, dopo le primarie avvenute online per la scelta dei candidati consiglieri, abbiamo proceduto alla votazione per la scelta del candidato sindaco che mi ha portato ad essere qui questa sera. Di questo oggi ne vado fiera e spero di tenere sempre alta la bandiera del Movimento 5 Stelle e di restituire quella fiducia che la base ha riposto in me sin dal primo momento. Ma perché poi alla fine ho accettato la designazione? Voglio raccontarvi anche questo. Inizio con una frase che rappresenta per me lo slogan di questa campagna elettorale. Certi uomini vedono le cose così come sono e dicono: perché? Io sogno cose mai esistite e dico: perché no? I miei genitori mi hanno infatti educata che non bisogna mai arrendersi, che c'è sempre un buon motivo per andare avanti e soprattutto che bisogna sempre impegnarsi in prima persona se si vogliono cambiare le cose. È per questo che ho accettato la designazione a fare il candidato sindaco, perché sento forte il bisogno e soprattutto la responsabilità di dare il mio contributo personale per il cambiamento di questo paese e perché sono animata da un forte desiderio di rinnovamento. Vedete, cittadini, da quando ero adolescente, da quando ero una ragazza e non capivo nulla di politica,
Sentivo però alcuni nomi, sentivo parlare di alcune persone che amministravano questo paese, chi nel centro-sinistra, chi nel centro-destra, e poi col passare degli anni mi accorgevo che quelle stesse persone, oltre ad essere sempre lì sulle poltrone istituzionali, continuavano ad amministrare questo paese passando da uno schieramento politico ad un altro con estrema facilità. Man mano che crescevo ed affinavo anche la mia conoscenza in materia di politica, mi accorgevo che cambiavano le maggioranze, cambiavano gli schieramenti, cambiavano le coalizioni, ma le persone erano sempre le stesse. E se qualcuno non era più presente, non era dovuto a scelte personali o politiche, ma ad altre ragioni che ben conoscerete sicuramente. Per cui oggi, da adulta quale mi ritengo di essere ormai anche sul piano politico, ritengo che questo paese abbia bisogno, più che di programmi elettorali, che alla fin fine, come voi sicuramente avrete notato, potrete notare, sono molto simili, se non uguali, tra tutti i candidati sindaci, e di sicuro tutti propongono interventi e soluzioni più che positive per questo paese. Ripeto, forse più che di programmi e di buoni propositi, questo paese ha bisogno di un ricambio generazionale nell'amministrazione della cosa pubblica, ha bisogno di voltavi, basta corgia. Chi oggi, in questi giorni e in questa campagna elettorale, vi sta proponendo e vi proporrà ancora un elenco bellissimo di cose da fare per questo paese, ha già ampiamente avuto negli anni passati e in più di un'occasione l'opportunità di fare queste cose, sta promettendo e non l'ha fatto, se l'è lasciata dire, si era sciorate cose, forse c'erano di più nelle case di questo, cioè questi squilibile. Oggi vi chiedo una grande attenzione. Noi del Movimento 5 Stelle vi stiamo dando l'opportunità di scegliere di cambiare questo paese. Vedete che non sceglierete di votare tutti i candidati della nostra lista, che mi onoro di rappresentare, facendomi garante in prima persona dei loro principi morali prima di tutto, di onestà, impegno e responsabilità. Lo ripeto, l'invito accorato che vi faccio è quello di scegliere in ogni caso di votare candidati che non hanno mai, e sottolineo mai, rivestito alcun ruolo istituzionale già in passato in questo paese. Vedete, cari cittadini, in questi giorni ho raccolto dai miei colleghi candidati sindaci che condividono anche loro l'opportunità, anzi la necessità, di aprire ai giovani, alle donne, a chi si avvicina ora per la prima volta al mondo della politica. Così come però ho anche sentito una contraddizione l'altra sera nelle parole dell'ex sindaco Luigi Nampignano, il quale durante l'incontro di presentazione della lista del suo partito ha mosso una critica a noi del Movimento 5 Stelle, affermando di essere un movimento formato da persone inesperte. Sono molto stupita e delusa affermazione, e mi di tutto conoscere quali sono le ragioni che lo hanno spinto un'affermazione del genere. Forse conosce già di persona singolarmente tutti i nostri candidati? Forse che lui volesse affermare che nessuno di noi ha mai fatto politica? Caro Luigi, io ti conosco e ti ho sempre stimato per la tua intelligenza e soprattutto per la tua saggezza, ma questa volta devo farti notare che forse non hai considerato una cosa. Nella vita nessuno nasce imparato, come si suol dire. Volere è potere. C'è sempre una prima volta per tutto e per tutti. E questa prima volta c'è già stata in passato, anche per altri candidati giovani, qui a Valenzano, alla prima esperienza, che solo animati dal lodevole buonsenso e dal grande desiderio di dare il proprio contributo al progresso del nostro paese, sono riusciti anche ad essere eletti e diventare consiglieri comunali, e di questo ne vado fiera. Sono molto
tanto meravigliata, lo ripeto, e soprattutto preoccupata. Preoccupata non per l'attacco al Movimento 5 Stelle che hai mosso, caro Luigi. Io sono preoccupata invece per tutti i giovani neofiti candidati in tutte le liste di questa competizione elettorale. E prima degli altri, sono preoccupata per i giovani che compongono la lista del tuo partito, Luigi, molti dei quali io conosco in prima persona, di cui ho piena fiducia e stima, per il solo fatto di essere giovani, inesperti e di aver scelto di metterci la faccia, proprio come noi del Movimento 5 Stelle. Che cos'è allora il tuo, Luigi, se non un attacco sterile? Il classico atteggiamento di chi anche come te si ostina a mettere in cattiva luce il tuo operato solo perché sei il suo avversario politico? O forse, Luigi, volevi riferirti alla mancanza per il Movimento 5 Stelle di una storia politica e di una strutturazione partitocratica? Beh, di questo devo assolutamente dartene ragione, ma devo anche farti notare una cosa. Noi di questo ne andiamo fieri! Questo è il nostro valore aggiunto! Cosa c'è ancora di buono da imparare se ci si mette alla scuola dei partiti, come hai detto tu? Chi ha governato l'Italia negli ultimi 20 anni? Tutti, e dico tutti gli schieramenti politici negli ultimi anni, non hanno fatto altro che dimostrare una corsa sfrenata al raggiungimento di interessi personali, ruberie, utilizzo di fondi pubblici per interessi personali. E questo, cari cittadini, come ben sapete, è un cancro che ha attaccato tutti i rappresentanti delle forze politiche, tutti indistintamente. È un problema che non ha risparmiato nessun partito di questo paese. In ogni regione d'Italia, dal sud al nord, i rappresentanti di turno dei vari partiti sono stati protagonisti, e lo sono ancora in questi giorni, protagonisti di scandali legati all'utilizzo di fondi pubblici per interessi personali. Noi del Movimento 5 Stelle, se ti riferivi quindi, Luigi, alla mancanza di una storia di partito, di ideali o quant'altro, beh, lo ripeto con estrema chiarezza, ancora una volta, siamo fieri di non avvalerci della scuola politica dei partiti degli ultimi 20 anni, di non avere una storia, ma di essere impegnati in un presente per scrivere le pagine di un futuro migliore per l'Italia. Bravo! Tutti i partiti in Italia hanno disperso, hanno ammazzato, direi, quei valori e quegli ideali di cui un tempo erano portatori. Ecco, del ritorno di questi valori io credo che oggi abbia bisogno il nostro paese, e quindi tutte le forze politiche di conseguenza. E noi del Movimento 5 Stelle vogliamo farci promotori del ritorno di questo valore, di questi valori. Primo fra tutti il valore della democrazia. Allora, caro Luigi, l'invito che ti rivolgo questa sera è quello di non scendere più a questi livelli, e soprattutto a pensare che se delle regole devono esserci per tutti. Se siamo inesperti noi, sono inesperti anche tutti i giovani candidati nelle liste di questo partito alla prima esperienza politica. E ti prego, te lo chiedo perché credo nella tua intelligenza, cerchiamo di condurre una campagna elettorale sui contenuti e sulla proposta di miglioramento per Valenzano, e non su attacchi personalistici, ripeto ancora una volta, sterili. Anche perché, caro Luigi, se tu come me condividi la necessità di fare spazio ai giovani, di fare spazio alle donne, di evitare che salgano al potere sempre soltanto le solite persone, che tu l'altra sera, te lo ricordo, hai definito mestieranti, chi allora dovrebbe sostituirle se non persone nuove, animate dal desiderio di perseguire il bene della comunità, pur essendo senza esperienza, pur essendo la prima esperienza? Chi dovrebbe sostituire i mestieranti? Così come ho sentito da altri candidati sindaci che hanno parlato della necessità per coloro che si affacciano appunto la prima volta all'esperienza politica e che devono ancora formarsi, della necessità di unire la voglia dei giovani, dei nuovi, di dare un proprio contributo
alla saggezza ed esperienza dei vecchi politici valenzanesi, di coloro che hanno già esercitato un ruolo istituzionale nella nostra amministrazione comunale. Questo è giustissimo e lo condivido pienamente, ma solo e soltanto ad una condizione. I saggi, gli esperti della politica valenzanese devono continuare a supportare e sostenere i giovani, le donne, tutti i volti nuovi con la ricchezza della loro esperienza, ma non devono più avere la presunzione e l'arroganza di proporsi ancora in prima linea, né devono ancora occupare le poltrone di questa amministrazione comunale. Devono restare dietro le quinte, mettendo a disposizione delle nuove leve solo la loro esperienza, perché di questo hanno bisogno i giovani. Non si può parlare di cambiamento, cari cittadini, se poi ci si ripropone per l'ennesima volta a rivestire ruoli di attori principali. Questo non è cambiamento, signori, questa si chiama demagogia, si chiama strumentalizzazione. Vedete, oggi sento spesso molte parole, le sentirete spesso anche voi, parole come cambiamento, parole come trasparenza, parole come partecipazione, addirittura in questa campagna elettorale sto sentendo spesso bilancio partecipato e politiche sociali che erano rimaste nel dimenticatoio per anni. Tutti ne parlano, ma nessuno si impegna veramente, né si è mai impegnato veramente in passato, a dare le gambe e le braccia a queste parole, a farle camminare sulle strade del governo della cosa pubblica, a farle diventare fatti concreti, reali, e non solo slogan utilizzati in campagna elettorale per ottenere consensi. Consensi, cari cittadini, voi lo sapete bene, che puntualmente vengono delusi. Quando finisce la fase della campagna elettorale e ci si siede sulle poltrone dimenticandosi di tutte quelle promesse che erano state fatte e che io a questo punto molto chiaramente questa sera chiamerei illusioni. Noi di promesse, noi del Movimento 5 Stelle, ve ne facciamo una sola. Vi porteremo tutti in casa comunale. Perché se entreremo noi, se farete entrare noi, ci entrerete anche voi, perché noi siamo voi, semplici cittadini, stanchi di andare a rotoli e desiderosi di cambiare e rinnovare le logiche dell'amministrazione della cosa pubblica. E a proposito di desiderio, vorrei dirvi un'ultima cosa. Sapete, si dice che l'etimologia, la scienza che studia l'origine delle parole, sia appunto l'anima delle parole. Io vorrei soffermarmi un attimo con voi questa sera sull'anima di una parola particolare, la parola desiderio. Desiderio deriva dal latino desiderium, che significa la mancanza delle stelle, o meglio la mancanza della luce delle stelle, quindi la mancanza di punti fissi di riferimento con i quali orientarsi. Noi del Movimento 5 Stelle qui a Valenzano abbiamo un grande desiderio, quello di far ricomparire una volta per tutte nel cielo di Valenzano 5 stelle che riteniamo fondamentali per avere la necessità e il necessario per camminare anche al buio della crisi e del momento difficile e drammatico che stiamo attraversando. Queste 5 stelle sono il nostro programma amministrativo. Le Mastelle Tiviso, siamo un movimento che è il basso, un movimento che si fa portavoce dei bisogni del cittadino, generando la democrazia. La seconda stella è una Valenzano più sociale e più solidale. La terza stella è una Valenzano trasparente ed efficiente. La quarta stella è una Valenzano promotrice di un protagonismo attivo e partecipativo. La quinta stella è una Valenzano vivibile e sostenibile. Ma di queste stelle, cari cittadini, cioè del nostro programma, non vi parlerò questa sera. Ve ne parlerò mercoledì 15 maggio alle ore 21:30 durante il nostro secondo comizio, al quale mi auguro di rincontrarvi ancora tutti. Aspetto a lottarvi la nostra proposta di rinascita per Valenzano. E voglio concludere con una battuta.
se deciderete di sostenermi, di sostenerci, se condividerete quella che è la nostra proposta, allora ricordatevi una cosa. Candidato sindaco De Nicolò a Valenzano si chiama Daniela. Grazie a tutti, buona serata. Alza la palla. 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 Alza la palla.